Io sono Groot. No, io sono Salvus Wallace e questa è la mia personale recensione sui Guardiani della Galassia volume 2. Intro. Allora ragazzi, ho visto i Guardiani della Galassia e posso dire solo una cosa, James Gunn is back. Sì, perché il film è stato fenomenale, quindi per la seconda volta pieno merito al grande James Gunn. Ho molte cose da dire sul film, dettate da emozioni e percezioni visive, e cercherò in questa sede di esplicarvi il più possibile la mia interpretazione di questo massiccio prodotto Marvel. Già ad inizio pellicola si notano scene e piano sequenza girate con pura maestria, orchestrate da un'elevata abilità tecnica ed artistica, ingredienti che forniscono i presupposti di una produzione stellare o galattica, per restare in tema. Infatti è sufficiente proprio la scena dei titoli di testa di Guardiani della Galassia volume 2 ad ammaliare il pubblico e a riportarci nel meraviglioso angolo del Marvel Universe gestito dal boss director James Gunn. Il regista avrebbe potuto riposare sugli allori, riprendere i meccanismi del primo film e semplicemente riproporli, dando vita ad un prodotto di livello ma che allo stesso tempo non fosse un rischio troppo grande. Così non è stato. James Gunn ha deciso di rischiare nuovamente il tutto per tutto, cambiando completamente le carte in tavola. Non è solo riuscito a bissare qualitativamente e a superare dal punto di vista visivo il capostipite di un nuovo filone intergalattico, ma va a posizionarsi come una sinergica estensione del primo, evolvendosi e diversificandosi pur mantenendo la medesima impronta autoriale e registica, oltre alle facce note di Star-Lord, interpretato da Chris Pratt. Gamora, interpretato da Joe Saldana. Drax, interpretato da Dave Bautista. Groot, doppiato nella versione americana da Vin Diesel. Rocket, doppiato da Bradley Cooper. All the good love, when we're all alone, keep it up girl, yeah you turn. Yondu, interpretato da Michael Rooker. E Nebula, interpretato da Karen Gillian. In questo capitolo debuttano Mantis, un alieno in grado di percepire e influenzare i sentimenti altrui. Ed Ego, ovvero il padre di Star-Lord, interpretato da un carismatico Kurt Russell. La prima cosa che salta all'occhio del secondo capitolo è la rinnovata totale libertà di James Gunn. Infatti Marvel Studios hanno concesso al regista nuovamente carta bianca. Ci mancherebbe, visto il completo successo della prima pellicola, libertà non solo dietro la macchina da presa, ma anche nella sceneggiatura e sulla gestione di molti aspetti visivi e sulla fotografia. Notiamo che rispetto al primo film la LUT di colori è leggermente meno accesa, ma sapientemente utilizzata. Inoltre si percepisce una minore presenza di viola, ma colori forti dal giallo al blu. Lo stesso Gunn disse che la palette colori è stata pensata e plasmata per le scene già in fase di pre-produzione, in modo da trasmettere visivamente le emozioni scaturite da un particolare contesto. Al lato trama non voglio spoilerare niente. Voi provate a ripensare ad un bel viaggio fatto con queste persone. Sicuramente vi verranno in mente dettagli che non pensavate di poter ricordare. Risate stupide, fatte in seguito a battute ancora più sciocche, azioni dubbie che hanno finito per creare litigi, ma che sono servite ad unirvi di più, cementando in maniera ancora più salda quel disfunzionale rapporto che tutti hanno con qualcun altro. Un film che rafforza il gruppo, ma che anche si ingrandisce nel momento in cui entra nello schermo il personaggio di Mantis, elemento che nel corso della pellicola si rivelerà molto importante. Il primo film è servito a creare il gruppo e introdurre i personaggi, mentre in questa pellicola ci si addentra in una conoscenza più introspettiva e approfondita dei singoli, e poi in realtà questa conoscenza viene esplicata in modo particolare. Infatti i personaggi, per un breve tratto di film, vengono separati in microgruppi, con i rispettivi archi narrativi, per poi riunirsi nuovamente portandoci a raggiungere apici emotivi davvero potenti e coinvolgenti. Si evolve anche la relazione sentimentale tra Peter e Gamora. Chris Pratt gestisce bene le emozioni del personaggio, divertendo, emozionando e riuscendo nell'intento di entrare in sintonia con lo spettatore. L'assassina Gamora, come al solito bellissima e caratterizzata perfettamente, tenta di risolvere i conflitti con la sorella Nebula, che nel film ha più spazio e personalità. Drax permette all'empatica Mantis di scalfire la sua corazza in una serie di siparetti esilaranti, dimostrandosi uno tra i personaggi più divertenti. Viene approfondito il carattere
Carter, irascibile e respingente di Rocket, altro personaggio spassoso e fracassone. Poi abbiamo Baby Groot, sempre doppiato da Vin Diesel, ma con un timbro di voce scaturito da un calcio nei testicoli, a cui vengono affidate alcune delle sequenze e dei dialoghi più memorabili, nonostante il suo vocabolario è costituito da una sola iconica battuta. Poi una grande sorpresa nel film è Yondu, la cui storia va a scontrarsi ed incastonarsi alla perfezione con lo scanzonato gruppo di eroi cosmici. Infine Kurt Russell, nella sua interpretazione di Ego, il padre di Star-Lord, è risultato magistrale, dando il volto perfetto ad un personaggio di fondamentale importanza che finalmente rende giustizia alla Marvel Cinematic Universe sotto molti aspetti. È un fucile. Non ti sembra un fucile? In genere io usavo i fucili e tu le spade, ma pare che ora usiamo i fucili tutti e due. Non immaginavo. E dicevano che siete degli stronzetti presuntuosi. Ma non è affatto vero. Allora, scusa, ho sbagliato occhio. Io ballo, Gamora no. Devi soltanto trovare una donna patetica, come te. Grazie, amico. Vuoi un abbraccio? No, no, non lo voglio. Sì. No, ti ho detto di no. Prego. Avanti, ripeti quello che ti ho detto. Io sono Groot. Io sono Groot. Esatto. Io sono Groot. No! No, quello è il pulsante che ucciderà tutti. Ricomincia. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. No! È esattamente quello che hai detto prima, ma è possibile? Qual è il pulsante che dovresti premere? Indicamelo. No! Ehi, lo stai innervosendo! Zitto, dammi un po' di nastro! Qualcuno di voi ha un po' di nastro? Devo bloccare il pulsante della morte! Sono rimasto colpito anche dal fatto che le sottotrame più belle e interessanti sono quelle parallele alla storia principale, arricchendo ulteriormente il plot narrativo. Ecco, questo è I Guardiani della Galassia Volume 2, un film sulla famiglia, quella vera. Mi viene di aprire una piccola parentesi su come il concetto di famiglia rappresenta, ad oggi, il perno emotivo di molte serie, tra cui la longeva saga di Fast and Furious, che molti di voi già conoscono. Ritornando al film, non dimentichiamo che resta sempre un prodotto con un mix di azione sfrenata ed ingegnosa, piani sequenza da urlo, palette cromatica psichedelica con estetica pop stile laser neon anni 80, un comparto adesivo cristallino, un'ottima scrittura che testimonia come nell'opera James Gunn ha impresso il suo timbro, sia in termini di poetica emotiva che di tecnica visiva e registica. Inoltre, come nel primo film, in cui la colonna sonora stile pop vintage anni 80 era un elemento portante dell'intera struttura filmica, conferendogli una degna originalità, anche in questo sequel le molteplici scene della storyline sono esaltate dai brani dell'Awesome Mix Volume 2, anche se leggermente meno incisive, ma comunque sapientemente utilizzate nella pellicola. Ma l'operazione di Gunn è anche onesta e di buon gusto, non solo nelle scelte musicali, ma in tutte le citazioni della sua cultura popolare dell'epoca. Dai videogiochi si vede il sistema di guida della flotta Sovereign, alle serie TV, alle spassose gag slapstick, fino ai meta riferimenti e citazioni tributo sulla storia del cinema moderno e passato, il tutto perfettamente contestualizzato. Nonostante la vena comica che aleggia nella pellicola, non mancano temi come la crescita, il rapporto con i propri genitori, la fiducia in se stessi, la ricerca della propria strada, l'amicizia e la fratellanza, alcuni un po' toccanti e altri stemperati dalla ricorrente e pura ironia che energizza la storia. Nel film non mancano alcuni cameo ben graditi ed altri nel perfetto stile Marvel Universe, come l'immancabile e sensazionale cameo del padre creatore della Marvel, ovvero il mitico Stan Lee, cosa che non avviene con le scene dopo i titoli di coda, non rispecchiando la consuetudine cui i Marvel Studios ci hanno abituato, ovvero i riferimenti ai successivi film del Marvel Universe. Infatti nel film le 5 scene durante i titoli di coda restano nell'ambito dei Guardiani della Galassia ed aprono a prospetti verso il terzo episodio. Ricordo che il volume 1 del film è stato il primo titolo Marvel Studios, forse l'unico finora, a denotare una forte impronta autoriale e a distaccarsi sul piano stilistico dagli altri film della serie, rispetto ai quali questa trilogia in corso d'opera di Guardiani della Galassia racconta una tipica storia stand alone. Ha la pelle è troppo spessa per essere perforata dall'esterno! Devo tagliarla dall'interno! Eh? No, no! Drax, aspetta un momento! Che sta facendo? Ha detto che la pelle è troppo spessa per essere perforata dall'esterno Ma questa è un'idiozia! Io ho provato! La pelle ha lo stesso livello di spessore sia all'interno che all'esterno! Sì, lo so, grazie! Ho visto un taglio sul collo! Rocket! Fallo guardare verso l'alto! Ehi, scimmione marino! Quassù! Qualcuno. Riesco a sentire quello che prova. Tu provi
Amore. Sì, certo, sì. Un amore disinteressato in generale, no, per tutte le persone. Amore sessuale. No, no, affatto. Per lei. No. Ha appena svelato il tuo segreto più profondo ed oscuro. Dai, non è vero, stai esagerando, smetti. Guarda come sei imbarazzato. Tocca a me, tocca a me, tocca a me. Strano, c'è una flotta sovereign che si avvicina alle nostre spalle. Perché ci seguono? Forse perché Rocket ha rubato le batterie. Ciccio! Sì, non ha rubato le batterie, non so perché ci inseguono, è un mistero. Ti sei bevuto il cervello? Erano lì che dicevano rubaci. Questa è la tua difesa? Dai, quella sacerdotessa non faceva altro che disprezzarci. Le serviva una lezione. Non sapevo che la tua motivazione fosse l'altruismo. È un peccato che i sovereign non abbiano capito le tue intenzioni e vogliano ucciderti. Esatto! Era una battuta sarcastica. Oh no, e perché non hai usato la voce sarcastica? Mi fai passare per idiota! Polemizziamo dopo che saremo sopravvissuti a questa battaglia spaziale. Altre in arrivo? Done! Ho voglia di fare una strage. Il regista, coadiuvato da una serie di grandi interpretazioni attoriali, ricrea quel clima di familiarità e complicità che risulta fondamentale in un gruppo che voglia essere definito tale. Attraverso il tono scanzonato e spaccone dei protagonisti, riesce a passare un messaggio non indifferente che in film ben più impegnati si era andato perdendo. Gunn riesce a portare in sala il senso di famiglia ed analizzarlo, seppur con tutte le eccezioni del caso, in maniera spontanea e perfettamente studiata. Perché questo è ciò che una famiglia è realmente, un gruppo di individui non necessariamente collegati da un legame di sangue, ma di persone che ti scegli, che nel momento del bisogno diviene più unito che mai, non lasciando indietro nessuno. Non fate altro che urlarvi contro. Non siete amici. No, siamo una famiglia. Tranne lei, forse. James Gunn, per la seconda volta, ci ha dato una lezione che sarà davvero difficile da dimenticare. Questa sua seconda dimostrazione di forza registica, tecnica e di narrazione, oltre alla sua già confermata regia per il terzo film sui Guardiani della Galassia, potrebbe riservargli, a mio parere, la sedia di regia sui futuri film corali degli Avengers di una lontana ed ipotetica fase 4. Inoltre, come sia un gruppo galattico a farci notare che spesso sarebbe più consono smettere di guardare verso l'alto, sognando inenarrabili meraviglie, e guardarci intorno, ammirando quelle che già ci circondano, che, stupidamente, siamo troppo impegnati ad ignorare. In definitiva, ci troviamo davanti a un prodotto che racchiude un concentrato di divertimento, azione, forti sentimenti e geniale ironia. Infatti, si nota come ogni tipo di approfondimento viene alleggerito fino alle ultime battute, in cui tutto il carico emotivo accumulato dal film, in maniera quasi impercettibile, esplode violentemente. Bene, siamo arrivati alla fine di questa mia personale e viscerale recensione sui Guardiani della Galassia Volume 2. Spero di aver esternato quello che mi ha trasmesso la pellicola e non posso che consigliarvene la visione. Alla prossima, da Groot.